sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love or glory. Tradizionale brindisi di fine anno per l'Udinese Calcio alla presenza dei giornalisti e delle autorità. È stata l'occasione anche per tracciare un bilancio di questa stagione e di questo anno. Il 2014 bianconero è stato riassunto dal direttore generale Franco Collavino, il primo a prendere la parola, in tre aspetti fondamentali. Il senso di questo incontro è e rimane sempre quello della tradizione, del tradizionale scambio degli auguri natalizi, ma quest'anno, il 2014, è stato un anno di cambiamenti di cui siete stati testimoni. Il 2014 è stato un anno per l'Udinese vissuto intensamente. Abbiamo fatto un percorso di 12 mesi incardinato su tre concetti fondamentali: la passione, la visione e l'azione. E poi a parlare è stato il patron Giampaolo Pozzo. Per lui l'occasione di soffermarsi sui punti di forza in questo 2014 per l'Udinese, sugli obiettivi del 2015, con un sogno che sta per realizzarsi, quello del nuovo Stadio Friuli. Qui ci sono giornalisti e ci sono alcune autorità. Tutti avete collaborato fattivamente nell'aiutare, dando dei contributi, aiutando la società a crescere. Giornalismo è un mezzo di comunicazione fondamentale. Io direi che se il calcio è cresciuto per tanti anni grazie soprattutto, mi ricordo, alla RAI, quando non c'era competizione televisiva, e per 20-30 anni ha fatto un bel lavoro a livello calcistico, e tra i vari sport è stato quello che è stato meglio promozionato e oggi rappresenta una realtà importante a livello nazionale. Da parte nostra stiamo facendo un lavoro importante, impegnativo, come società, per poter crescere, per poter uscire, diciamo, da quella sfera di società provinciale. Soffriamo un po' tutta Europa, perché si vede anche in Spagna, ad esempio, ci sono due o tre società che dominano l'ambiente calcistico, cioè il Real Madrid, il Barcellona, ora l'Atletico, e poi ci sono tante altre società minori. Più o meno succede altrettanto in Italia. Perché? Perché i bilanci sono squilibrati, ci sono alcune società che hanno dei ricavi importanti, e ne sono 3, 4, 5, 6 più o meno, e poi sono tutte le cosiddette provinciali come noi, che devono sopravvivere, e quindi e noi cerchiamo di fare un grande sforzo di trasformazione, partendo dallo stadio, perché questo, diciamo, è stato una via fondamentale per poter sviluppare tutte le altre attività. Io spero di ritrovarci qui un altro anno con questo progetto definito, e un progetto che speriamo abbia un grande successo, di poter avere una crescita sotto il profilo dei ricavi, non determinati, come ahimè oggi sono solo determinati dalle plusvalenze della vendita dei giocatori, ma avere la possibilità di avere, appunto, dei ricavi generati dalla gestione, che ci permettano di programmare anche, diciamo, il mantenimento della base dei giocatori, di avere la possibilità che i giocatori rimangano a Udine per tanti anni, e di poter fare squadre sempre più competitive, che è fondamentale per poter anche ambire ad essere una società, diciamo, un modello sotto il profilo, diciamo, della gestione. Vorremmo raggiungere il risultato più importante, che sarebbe il risultato sportivo.
però la strada obbligatoria è questa: crescere, aumentare i ricavi, evitare che i giocatori ogni anno migrino nelle grandi società, ma che siano contenti di rimanere a giocare a Udine, e che questo poi dia i risultati sportivi, che non dovrebbero essere quelli ai quali oggi possiamo, diciamo, come base di partenza ambire, che la salvezza, ma pensare a dei traguardi più ambiziosi. Quindi questo è il nostro obiettivo. Io spero di ritrovarvi qui il prossimo anno con degli ottimi risultati sotto questo aspetto, sotto, diciamo, la nuova direzione che stiamo seguendo, e quindi siamo consapevoli, soprattutto per me e per tutti i tifosi come me, dopo tanti anni di militanza con questa maglia, diciamo, tifosi di questa maglia, speriamo appunto di avere anche dei grandi risultati a livello sportivo, perché è quello che io ci tengo, perché il calcio, lo voglio ribadire ancora, non l'ho mai voluto fare, non l'ho mai fatto per business, ma l'ho fatto per passione, perché io ho il mio mestiere, la mia attività, il calcio l'ho preso, uno ha fatto l'abbonamento e io ho preso la società, più o meno è successo questo. Signori, grazie, tanti auguri a tutti e a presto, ringraziandovi ancora del contributo che avete portato tutti quanti. Grazie.